Benvenuti amici di Calcio Parlando alla puntata numero 474 della nostra trasmissione in onda dalle frequenze di Radio Padania Libera. Puntata speciale in un certo senso perché è dedicata a un tema che da troppi anni è d'attualità, quello della violenza legata al mondo del pallone. Per questa giornata abbiamo scelto un ospite, il giornalista e scrittore Francesco Caremani, che ha scritto un bellissimo libro che racconta una delle più grandi tragedie legate al mondo del calcio, quella dell'Eisel. L'Eisel è una parola che ancora ferisce, purtroppo non solo nella memoria, ma anche nella quotidiana attualità. Troppo spesso si ironizza sulla tragedia e al tempo stesso si sorvola quando si parla di punire. Sono passati 30 anni dall'Eisel, 29 maggio 1985, quest'anno siamo nel 2015. Come hai detto tu, Graziano, una parola che ferisce. Ferisce perché non è ancora oggi una memoria condivisa, ferisce perché sono passati tantissimi anni senza che quella tragedia fosse ricordata come si doveva, o almeno come i familiari delle vittime hanno sempre pensato si dovesse ricordare. Oltretutto, in questi 30 anni l'ESL è stato utilizzato troppo spesso per offendere la Juventus e quindi di conseguenza per offendere in maniera assolutamente infame i familiari delle vittime dell'Eisel. Oltretutto la Procura federale, la FIGC, la Lega non si sono mai battute contro questi cori. Credo che la prima sanzione nei confronti di queste offese sia arrivata l'anno scorso, quindi 29 anni dopo. Evidentemente c'è stato un oblio totale, evidentemente in tantissimi, in troppi, soprattutto nelle istituzioni sportive italiane, si è dimenticato cosa è stato l'Eisel, che cosa ha significato nella storia del calcio mondiale, ma soprattutto nella storia del calcio italiano. Tu giustamente sottolineavi memoria collettiva del nostro paese. Sappiamo benissimo, credo entrambi, che questo paese ha una scarsa memoria collettiva e quindi allora mi permetto di ricordare quello che è successo 30 anni fa. Bruxelles, Stadio Eisel, finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. Prima della partita muoiono 39 persone, sono 32 italiani, 4 francesi, 2 belgi e un nordirlandese. Muoiono perché sono nel settore Z, un settore che molto probabilmente, quasi sicuramente, doveva essere assegnato al tifo neutrale. Quei biglietti in qualche modo, ancora oggi non sappiamo bene come, vengono bagarinati in Italia. E quindi il settore Z, il blocco Z, si riempie di famiglie italiane che, di fronte all'aggressione degli hooligans inglesi al loro modo di attaccare il territorio avversario col taking hand, scappano terrorizzati. Vengono anche colpiti inizialmente perché prima dell'attacco c'è un lancio di tutto, c'è un lancio di sassi, c'è un lancio di oggetti contundenti, di lattine piene che colpiscono anche gravemente le persone che cadono in terra. Nella calca alla fine muoiono 39 persone. Le responsabilità di quello che succede, di quello che è successo, dei 39 morti sono state poi per fortuna scritte nero su bianco in un processo in cui è stata condannata l'UEFA. Il Belgio purtroppo no, ma era difficile pensare che in un processo a Bruxelles il Belgio potesse essere condannato, e gli hooligans inglesi, che di fatto sono stati gli assassini materiali. Vorrei ricordare una cosa: se l'Eisel è la perdita dell'innocenza del calcio mondiale, è uno spartiacque di fatto, quindi c'è un prima Eisel e un dopo Eisel, vero è soprattutto che la condanna dell'UEFA nel processo di Bruxelles è una condanna che ha fatto giurisprudenza, cioè una condanna che ha cambiato radicalmente il calcio europeo. Anche lì c'è un dopo e un prima. Perché? Perché condannando l'UEFA di fatto Otello Laurentini e l'Associazione dei Familiari delle Vittime Italiane l'hanno resa corresponsabile delle manifestazioni che organizza. Quindi Ecco, diciamo che l'Eisel soprattutto non è una tragedia bianconera, è una della Juventus, quindi è una tragedia per chi ama il mondo del calcio tutto. chiunque ami il calcio, chiunque lo ama, lo ha amato, non può non fermarsi davanti alla tragedia dell'Eisel.
Anche su questo, Graziano, hai ragione, hai detto le parole giuste, hai toccato le corde giuste. Non è solo, ecco, io sottolineerei, non è solo una tragedia bianconera, ma una tragedia per chiunque ami il calcio, quindi internazionale. Vero è che essendo 32 i morti italiani, ovviamente è più italiana che straniera, essendo molti di questi tifosi della Juventus più bianconera che non di altre squadre. Vorrei però qui ricordare, perché poi ci sono, come dire, le storie dentro la grande storia della tragedia di Laizel, e le storie riguardano appunto le persone. Non tutti sanno, ma nemmeno io all'inizio lo sapevo, che tre degli italiani morti, almeno tre sono sicuri, cioè abbiamo appurato questo, erano tifosi dell'Inter. Uno di questi è Mario Ronchi di Bassano del Grappa. Sottolineo la storia di Mario Ronchi per un motivo molto semplice, perché lui è andato a Bruxelles a vedere Juventus-Liverpool insieme agli amici juventini, e come mi piace spesso ricordare in questi giorni, è incredibile, sono passati 30 anni, forse 30 anni fa l'amicizia valeva molto di più del tifo, cioè si andava insieme agli amici per fare un viaggio, per visitare una città straniera, e si andava appunto con gli amici poi per vedere una partita di pallone. Evidentemente Juventus-Liverpool in quel momento rappresentava per i valori in campo veramente la finale del secolo, ed era come se oggi si giocasse, che ne so, Barcellona-Real Madrid. Tutti avrebbero voglia, avrebbero voluto vedere dal vivo Juventus-Liverpool. Di sicuro quindi non è solamente una tragedia bianconera. Però è chiaro che proprio perché in campo c'era la Juventus, che la strage e la tragedia dell'Heysel è ovviamente legata a doppio filo alla storia della Juventus. Che si accetti o che non si accetti, che ognuno abbia il suo punto di vista sia sulla tragedia stessa, sia su questo legame, sia addirittura sulla coppa, ecco, io credo veramente che non si può fare a meno di pensare comunque che l'Eisel è una tragedia legata anche alla Juventus. È chiaro questo, nella memoria, nel ricordo, ci si aspetterebbe che tutto il calcio europeo fondamentalmente si unisse e si riunisse intorno ai familiari delle vittime. Ecco, perché io non vorrei che alla fine nel racconto, che ovviamente è un racconto anche complesso, se vogliamo un racconto anche dispersivo, un racconto lungo, quello sulla tragedia dell'Eisel, potremmo ovviamente parlare per ore, per giorni, non vorrei che si perdesse il fulcro di tutto questo, cioè i familiari delle vittime. Io ho scritto il libro Eisel, le verità di una strage annunciata, ed ho l'onere e l'onore, ma soprattutto l'onere, di portare la scritta, l'unico libro ufficialmente riconosciuto dall'Associazione Familiari Vittime Eisel, che si è ricostituita proprio quest'anno grazie a Lorentini, nipote di Otello, che fu il fondatore dell'altra associazione, quella all'inizio appunto che condusse il processo che ha portato poi alla condanna dell'UEFA, e orfano di Roberto, il giovane medico di Arezzo che è morto all'Eisel, nello stadio appunto Eisel di Bruxelles, tentando di salvare un connazionale. Ecco, io vorrei che le storie, vorrei che i familiari delle vittime non fossero mai dimenticati. Ecco, tu in questa battaglia non sei solo. Accanto a te ci sono persone che in questi anni hanno fatto un grande lavoro per mantenere viva la memoria di quel dramma. Non sono mai stato solo, in verità, nel senso che Otello Lorentini, che aveva perso l'unico figlio, che ha fondato qui ad Arezzo l'Associazione dei Familiari delle Vittime, che l'ha guidata nel processo, che ha fatto condannare l'UEFA, perché l'idea poi di citarla direttamente, dopo che in primo grado erano stati tutti assolti, cioè hooligans, UEFA, autorità sportive e politiche belghe, è stata sua, d'accordo poi all'unanimità con tutti gli altri familiari delle vittime, tutte e 32 le famiglie italiane. C'è un aspetto importante in tutto questo, cioè Otello a un certo punto mi ha consegnato tutto il materiale che aveva messo da parte e mi ha detto: questa è la mia vita, cerca di fare un buon lavoro. Da qui è nato il libro che porta, oltre che il certificato di qualità oggi della rinata Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Eisel, anche la sua certificazione di qualità, perché quando io gli ho consegnato le bozze, lui mi disse: ecco, questa è la verità. Perché la verità non è mai stata raccontata? Perché
perché la verità in tantissimi anni è sempre stata nascosta ed è una verità storico-processuale. Poi, come dicevo, ognuno può avere la sua visione della Isel, ognuno ha un suo ricordo personale, però ci sono delle verità oggettive, storico-processuali, che non solo non si possono negare, ma secondo me non si possono nemmeno nascondere. E in tutti questi anni, devo dire poi alla fine che ho incontrato io, Andrea Lorentini e gli altri familiari delle vittime, delle persone secondo me straordinarie. Delle persone che hanno iniziato, come dire, da sole e poi si sono unite a noi, più che in una battaglia, perché la battaglia presume che ci sia uno contro l'altro. In verità noi non siamo contro nessuno, cioè noi siamo solo a favore della memoria. Io chiaramente ci sono dentro perché conoscevo Roberto Lorentini, perché dovevo andare all'Isel, perché sono un giornalista, mi sono occupato di questa vicenda, ci ho scritto il libro, quindi ci sono dentro, ma non sono un familiare di una vittima, ecco. Verso i quali io devo sempre portare estremo rispetto, cioè sono loro di fatto la mia guida più importante. Però è anche vero, come dicevo prima, che delle persone si sono unite a noi in questo percorso e le cito perché è giusto citarle, sono Domenico Laudadio che ha fondato Sala della Memoria Isel.it e poi Anna Maria Licata, che io ho definito la passionaria della Isel, Claudio Il Rosso, che è un ultra della Juve, che in tutti questi anni si è presentato allo stadio con la scritta, con un drappo, con la scritta 39 angeli sempre presenti, ma anche il nucleo 85, lo Juventus Club Supporters Juve 1897, il comitato per non dimenticare Isel e Reggio Emilia. Cioè sono tutte persone che hanno iniziato un percorso da sole e poi si sono unite insieme a noi, ma soprattutto ai familiari delle vittime, proprio perché la memoria dell'Isel fosse il più condivisa possibile, per non dimenticare quello che era successo, perché quello che è successo non debba accadere mai più, e soprattutto per rendere veramente omaggio il 29 maggio di ogni anno, o quando è possibile, perché a volte non è possibile, proprio il 29 maggio, per rendere omaggio alla memoria di queste persone, cioè degli innocenti che sono morti per una partita di calcio, ognuno con una sua storia personale e ognuno con una sua storia speciale. A volte però venite lasciati soli. Sì, a volte ci sentiamo soli quando vediamo che ci sono persone che cercano di nascondere le verità storico-processuali dell'Isel. Siamo in democrazia, io evidentemente non è che posso costringere le persone a leggere il mio libro o a leggere il sito di Domenico Laudadio o ad accogliere le verità storico-processuali, però di fatto sono verità oggettive storico-processuali. Basta chiedere ai familiari delle vittime, a chi c'è passato, c'è un processo, c'è una sentenza nero su bianco, non è un caso che io abbia voluto inserire due appendici giuridiche poi nel libro, una di Daniel Vedovatto, che è appunto l'avvocato italo-belga dell'associazione che ha vinto il processo e fatto condannare l'UEFA, e l'altra di Alberto Foggia, che è il legale della casa editrice Bradipo Libri e che ha voluto sottolineare gli aspetti anche della legislazione italiana nei confronti della violenza negli stadi e facendo anche un riferimento e possibilmente un confronto con il modello inglese. Questo per dire che non è facile, ne abbiamo già parlato fuori di qui con proprio con te Graziano, non esiste una memoria condivisa sulla Isel, all'interno anche del tifo juventino ci sono anime diverse e posizioni diverse su questa vicenda. Qualche volta, secondo me, sono troppo spostate sul discorso Coppa. E qui vorrei fare un inciso molto importante. La famiglia Conti, che sarebbe l'altra famiglia di Arezzo, che ha perso un proprio caro, Giuseppina, una studentessa di 17 anni che, a differenza di me, a differenza mia, è andata alla Isel proprio come premio, perché aveva una pagella fantastica. Lei faceva il liceo classico di Arezzo, dove oggi gli è stata... ovviamente qualche anno fa, è stata dedicata un'aula. Ecco, i genitori di Giuseppina rispetto alla Coppa, proprio perché hanno perso una figlia, dicono quella Coppa per noi è importante, è nostra e la vogliamo vedere esibita allo Juventus Museum.
Su questo ci sono tante considerazioni e ovviamente tante anime, però è chiaro, io credo che sia chiaro a tutti, cioè anch'io faccio un passo indietro di fronte al pensiero di un familiare delle vittime. Parlavo prima della loro centralità su questa vicenda. E quindi io ho massimo rispetto, estremo rispetto per il pensiero della famiglia Conti su quella coppa. Non posso avere lo stesso rispetto, la stessa attenzione se un tifoso qualunque che non c'entra nulla, che non è legato in nessun modo alla memoria dell'Esel, dice: ma che mi frega, io voglio che quella coppa abbia un senso, che conti, e per me è la prima coppa dei campioni della Juventus. Secondo me, come dire, la motivazione che fa nascere questo pensiero è completamente diversa, e io mi permetto in libertà, visto che in libertà c'è chi si permette appunto di mettere in dubbio le verità storico-processuali, di mettere in dubbio un pensiero del genere. Ed è qui forse che siamo soli. Ma io devo essere sincero, soprattutto negli ultimi tempi mi sono reso conto invece che ci sono tantissime persone, non solo nel tifo juventino, ma in tutta Italia, che hanno un grande rispetto, una grande attenzione per quello che è successo il 29 maggio del 1985. Quanto può essere importante a livello culturale una campagna di sensibilizzazione che parta dall'insegnamento nelle scuole di un'etica dello sport e del tifo? Credo che sia un onore andare a parlare ai ragazzi, credo che sia un onore, che sia una cosa molto importante, anche perché quando si riesce a entrare in empatia con ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni è come una magia che si realizza. E ho scoperto veramente che se si toccano le corde giuste, cioè se si riesce di fatto, se mi riesce fondamentalmente, perché sai, non sempre è facile e non sempre riesce, non è che siamo perfetti, non siamo delle macchine, raccontare, spiegare quello che è successo il 29 maggio del 1985, spiegare il perché, spiegare con grande semplicità di chi sono state le responsabilità, e devo dire, per i ragazzi, la storia di Giuseppina, cioè la studentessa modello che ha una grande passione, quindi la passione per lo studio, per la scuola, ma anche per la Juventus, e che viene premiata dal padre per una pagella bellissima, viene portata in quel maledetto settore Z dello stadio Eisel a vedere la sua Juventus contro il Liverpool in quella che doveva essere una fantastica Coppa dei Campioni, e muore. Ecco, quella è la storia che li colpisce di più. Veramente vedo che in quel momento sono tutti i ragazzi delle scuole in silenzio, in maniera incredibile, e che vorrebbero saperne di più di Giuseppina, e a quel punto ne vogliono sapere di più anche dell'Eisel. Quindi io credo che sia veramente importante andare nelle scuole. Di fatto parlare dell'ESL significa proprio parlare di etica dello sport, di come si dovrebbe andare allo stadio, di come dovrebbe essere il tifo sano. Comprendo che dire queste cose in Italia sembra di dire delle banalità, delle sciocchezze, sembra veramente di voler banalizzare un argomento che secondo me invece è molto importante. Io ci credo, si torna al discorso di prima, siamo in democrazia, permettetemi a me di crederci in questo discorso e in quello che faccio. Sono già stato a Correggio e a Bologna. A Bologna è successa una cosa incredibile, a proposito di come riescono a essere i ragazzi, questi giovani di cui si parla secondo me troppo spesso non conoscendo. Sono stato a fare una conferenza, è stato bellissimo con loro. Poi, dopo un mese circa, loro avevano l'assemblea d'istituto, credo quella di fine anno, che chiudeva un po' il loro percorso scolastico. E io non lo sapevo perché ho un'età, ma oggi le assemblee d'istituto hanno dei tavoli tematici, quindi non tutti i ragazzi sono insieme, ma ognuno partecipa a un tavolo tematico a scelta. Ecco, l'Aula Magna era piena perché volevo ancora una volta che io tornassi a parlare di Eisel, e c'erano tutti i ragazzi che si erano iscritti, ragazzi e ragazze che si erano iscritti per ascoltare quello che io gli volevo raccontare, per ascoltare la storia di Giuseppina, per ascoltare quello che è successo a Eisel, per capire come è potuto accadere che sono morte 39 persone per una partita di calcio. E ho scoperto veramente l'importanza di portare questo libro nelle scuole, e come ti dicevo prima,
l'importanza di fare formazione su un argomento come questo, cioè sono riuscito, però non tanto secondo me grazie a me, ma grazie veramente alla voglia dei ragazzi di sapere di portare una cosa che è accaduta 30 anni fa, quando loro nemmeno erano nati, nei loro cuori, e di parlarne, nelle scuole a loro. Oltretutto non è finita perché ci sono tantissime scuole da qui al 29 maggio, ma anche dopo, alla ripresa dell'anno scolastico, perché di fatto il 2015 è l'anno del trentennale, che vogliono sapere cosa è successo alla Isel. E io a tutti racconterò la storia di Giuseppina Conti. Ci sono appuntamenti che vorresti segnalare? Gli appuntamenti sono tantissimi, in questo momento alcuni da definire addirittura. Posso dire questo, ecco, che nella settimana che va da lunedì 25 maggio a sabato 30, io sono in Piemonte, Torino e dintorni, a fare anche 3-4 presentazioni il giorno. Come dicevo prima, la mattina nelle scuole, il pomeriggio biblioteche, circoli di lettori, librerie e anche in molti comuni vicino a Torino che vogliono la mia testimonianza. Ovviamente sono contento di questo, sono contento che nel trentennale comunque ci sia una grande attenzione. Anche perché, ecco, quello che vorrei sottolineare, che mi preme particolarmente, cioè non è la festa della donna e non voglio nemmeno banalizzare la festa della donna, cioè non è l'8 marzo e dopo dal 9 si ricomincia ognuno a pensare alle proprie cose, a dimenticarsi del rispetto per le donne. Noi ci siamo occupati, io, ma soprattutto i familiari delle vittime, cioè l'ISIL non lo dimenticano mai tutti i giorni e sono passati 30 anni, quindi ci sarà il 31esimo, ci sarà il 32esimo. E così via, finché avremo fiato, finché avremo forza, finché come dire, saremo in piedi per raccontare quello che è successo il 29 maggio del 1985. Però devo dire che mi fa molto piacere che nel trentennale ci sia una attenzione particolare e anche la voglia di riscoprire quello che è successo. Parliamoci chiaro, Graziano, siamo un paese che non ama ricordare le tragedie e non lo scopriamo naturalmente oggi e non lo scopriamo con la Isel. Saremmo sciocchi a dire questo. State tragedie, oserei dire anche storicamente molto più importanti, che ancora oggi però vengono dimenticate, offese, dileggiate, come è successo con la Isel e con i 39 angeli di Bruxelles. E allora mi sembra importante che ci sia questa grandissima, grandissima attenzione nei confronti della strage della Isel. Un'attenzione da parte di tantissimi, addirittura club della Juventus, a dimostrazione poi alla fine che anche nella divisione delle anime all'interno del tifo bianconero, però l'ESL rimane un punto di riferimento, cioè è un po' veramente la stella polare della storia bianconera. Io ho una dedica speciale, non sempre la faccio quando qualche lettore compra il libro e lo vuole firmato da me, però ecco, mi piace ricordare soprattutto ai tifosi della Juventus che anche questa è la storia della vecchia signora. La storia della Juventus è una storia costellata di vittorie, è una storia costellata anche di campioni e di grandissime persone. Potrei citare Gaetano Scirea e ascendere tutti gli altri, naturalmente, che hanno vestito la maglia bianconera. Potrei ricordare Andrea Fortunato, così come tantissimi, tantissimi altri. Quello che mi piacerebbe e quello che anche i parenti delle vittime si augurano è che veramente l'ISIL possa diventare un punto fermo della storia bianconera, che tutti i 29 maggio che verranno i familiari delle vittime insieme alla Juventus possano ricordare quello che è successo. Ti ringrazio Francesco, è stato un piacere averti con noi, ci sentiamo presto. Io voglio ringraziare te, Graziano, e ringraziare anche Radio Padania Libera per l'occasione che mi avete dato e per la possibilità di ricordare l'ESL e quello che è successo il 29 maggio 1985. Grazie per la professionalità e per la sensibilità che avete dimostrato nei confronti di questo argomento. Ed è tutto per questa puntata. Vi saluta Graziano Campi, vi saluta la redazione di calcioparlando.com e ci sentiamo lunedì prossimo per tornare a parlare del campionato di calcio.